Ciao Antonella, buongiorno. Ciao Antonio. Allora, sempre in tema pasquale, oggi tu cominci con una torta pasquale, una pizza pasquale, una pizza per pasquale. Eccellenza, cioè della tua zona, della Campania, no? Esattamente. Che è? A pizza chiena, Antonella. A pizza chiena, cioè ah. piena? Piena, la qualunque. Di roba, cioè, la qualunque. Guarda qui, che meraviglia di ingredienti. La qualunque, va bene. Ecco. Allora, da oggi devi sapere che cominciano ufficialmente le abbuffate, le mangiate nella mia terra. Ah, da voi già da oggi? Sì, io già da stasera torno a casa, comincio a fare le pastiere, casatielli, tortani e chi più ne ha più ne metta. Assolutamente. Operativissimi. Anche noi faremo la pastiera nei prossimi giorni, figuriamoci. Immagino. Di tutto di più. Oggi Marsetti ci farà una colomba casalinga addirittura, capito? Ecco, sei lì vicino al Perse, stai attento, perché l'hai diviso per gli antociani? Esatto. Hai diviso. Allora, da che cosa cominciamo? Allora, vedi, tanti salumi, farina, ricotta, formaggi, poi scopriremo gli ingredienti come al solito di volta in volta. Comincerai subito con l'impasto, Antonella, quindi abbiamo delle farine, una farina forte e una farina meno forte. Versiamo all'interno della ciotola, della planetaria, ovviamente si può impastare anche a mano, chiaramente, insieme al lievito di birra. Io ne scelgo poco perché preferisco fare delle lievitazioni un po' più lente e più lunghe, di modo che siano anche più digeribili. Quindi lievito e farine all'interno e versiamo subito 3/4 di acqua. Acqua, insomma, a temperatura ambiente va benissimo e cominciamo ad impastare con il gancio, comunque a mano. Ok. A velocità, insomma, medio alta, abbastanza sostenuta, ok, fino a formare un bel impasto elastico. Diciamo che la differenza dell'impasto, diciamo che ogni famiglia ha la sua ricetta, normalmente una volta all'interno dell'impasto si aggiungevano anche delle uova, questo perché ci consentiva di avere un impasto che potesse, insomma, conservarsi anche un po', per un po' più di tempo, quindi l'impasto risultava essere più croccante e riusciva ad assorbire l'umidità interna. Per questo motivo le nostre nonne aggiungevano le uova. Io preferisco invece aggiungere solo dell'acqua, così la alleggerisce. Ma c'è lo strutto, Antonella, eccolo allora. Che arriva, c'è lo strutto. E allora, Lorenzo, tu questa pizza chena la conosci? Sì, la conosco anche perché è tipica ovviamente del Beneventano, dell'Irpinia, in generale della Campania, ma non solo, la fanno anche in Basilicata, la fanno un po' in tutta quella zona montana, campana, a cavallo tra appunto la Campania e... Quindi che c'è bisogno un po' di energia, no? Sì, senso, ma soprattutto attinge a quella tradizione lì, no? Che è quella... Esatto, qua mettiamo la ricotta. Qui intanto, mentre l'impasto lavora, normalmente deve lavorare una decina di minuti, certo, a questa velocità, da formare il glutine, la maglia glutinica, una certa elasticità. Nel frattempo io verso, come visto, la ricotta all'interno della ciotola. Questa è ricotta di? Questa è ricotta vaccina, ovviamente al mio party si può utilizzare anche della bufala, certo, un po' più grassa, più saporita. E poi, come vedi, abbiamo questi meravigliosi salumi. È un po' uno svuotafrigo, se vogliamo, Antonella. È vero, è che è tipico un po', no? Come un'insalata di rinforzo, ecco, a Natale, no? Dove tu comunque a un certo punto metti dentro delle cose. Esattamente. Questa va bene anche a Pasquetta, ad assolutamente esempio, no? La portiamo dietro, l'affettiamo. Immagino il salame che abbiamo, certo, mangiato il giorno di Pasqua, quando avanza. Quindi tu... pancetta, capocollo, salame, prosciutto, insomma qualsiasi scarto di salume va benissimo, anche io di formaggi. Io guardo le veline e rido, perché lei dice finirà questo momento. Certo, finirà il Natale, certo, finirà la Pasqua, finirà la primavera. Adesso, Evelina, ci dobbiamo rimettere tutti in forma dopo Pasqua. Assolutamente. Qua, quindi dobbiamo assolutamente andare su ricette di più leggere, certo, te lo prometto. Saranno tre giorni di fuoco, ma passeranno. Esatto, passeranno. Diciamo che fino almeno a lunedì di Pasquetta, certo, deve essere così. Però poi dopo... ci sono tutti i festeggiamenti per il 25 aprile. Dopo c'è il carnevale, comunque... c'è quella cosa lì del carnevale. Il primo dove maggio, scusano, il primo maggio mangiano insalata. Il 25 aprile. Poi si va verso il 24 maggio, il Piave Mormorò, 2 giugno, Festa della Repubblica, e secondo me... Noi... E il 3 giugno finiamo, così non c'è più possibilità. No, guarda, dopo il 2 giugno, Eve, le feste finiscono. Esatto, perché noi non ci siamo più. Il 3 giugno è l'ultima puntata, che è venerdì, e quindi... Allora, Antonella, come vedi, i cubetti abbastanza regolari, anche abbastanza grossi, se vogliamo, va benissimo lo stesso. Quindi un po' i salumi che avete a casa, esatto, no? Esatto. Qui abbiamo il prosciutto, capocollo, salame, eccetera. Vedi, intanto l'impasto si è già, insomma, agglomerato, si è formato e cominciamo a metterci lo strutto. Questo ovviamente dopo 7-8 minuti, mi raccomando. Lo strutto che dovrà essere assorbito poco alla volta. Intanto la ricotta, la differenza rispetto alle altre torte napoletane e campane è che all'interno
della farcia ci abbiamo le uova. Okay, quindi uova intere, ci mettiamo del sale e mi raccomando abbondante pepe, perché devono accompagnare ovviamente queste preparazioni anche del buon vino, ovviamente, durante le feste, soprattutto a Pasquetta. Certo, Quindi si scherza, si balla, si fa baldoria. E si mangia e si beve. Ecco. Assolutamente. Quindi pepe, mi raccomando. Come sempre macinello, tra l'altro, il pepe. Quello no, non comprate. Posso dire, magari non comprate il pepe in polvere. Fatevi un regalo. Va bene, perfetto. Il pepe, il pepe. Macinello. Che sale, pepe e cominciamo ad amalgamare gli ingredienti, Antonella. Vuoi una forchetta? Ma guarda, se sì, va bene, una frusta o comunque... Ah, una frusta, qua ci abbiamo tutto. Perfetto, ottimo, grazie. Quindi andiamo a stemperare fino a formare un bel composto omogeneo, morbido, che accoglierà ovviamente i salumi e i formaggi. Qui ci sta benissimo il provolone, il nostro provolone del Monaco, comunque certo, un bel caciocavallo, provola, insomma, quello che volete potete aggiungerlo. Io dico sempre, tutte le volte che facciamo queste torte, più ci mettiamo a sentimento, più ci ritroviamo. Eccoci qua, perfetto. Una volta fatto questa base qui, questo composto qui, cominciamo ad aggiungere i salumi. Ok, quindi dentro sempre a comporre la nostra torta. È un bel po', cioè vedete che non è i salumi, è proprio più salumi quasi che, certo, che impasto. Eccolo qua, vedete. Quindi tutti gli avanzi dei salumi li battete dentro nella nostra... Bravissima, in questo modo qua. È bello magro, sì. Abbiamo detto che insomma non abbiamo avuto la pretesa di dire una pizza magra. Non ci risparmiamo, aggiungiamo anche il provolone, il formaggio. Perfetto. Ho scelto del formaggio grattugiato. Parmigiano grana, esatto, anche del pecorino. Pecorino. Vedete? Cioè praticamente la parte liquida non esiste, è tutto solido. Ma che Antonella, vedi che spettacolo, guarda. È un grasso saturo travestito guarda da torta di pasta. Esatto. Eccolo. La nostra faccia, vedi, è pronta. Ah, bella, abbondante, meravigliosa, per essere poi inserita all'interno della pasta. Qui intanto, vedete, si aggiungerà dell'altro strutto fino poi ad aggiungere il sale alla fine, come al solito. Okay. Questa è pronta, la teniamo da parte. Io ovviamente per una questione di lievitazione l'ho già preparata in precedenza, quindi la lascio un secondo qui. Esatto. E la prendo perché vi mostro come sezionarla. Quindi, possiamo anche spegnerla così non abbiamo perfetto, più rumore eccoci di sottofondo. Qua. Okay. Quindi spolveriamo il nostro piano di lavoro, vedete. Quindi questo impasto può essere usato anche per altre cose, certo, no? Cioè adesso noi vi diamo l'idea di questa pizza piena, che è la pizza piena proprio tipicamente pasquale, che raccoglie un po' eccoci tutto. Qua. Ovviamente dopo la lavorazione devi andare in lievitazione un paio d'ore, coperta con pellicola, fino ad avere un impasto morbido e ben areato, soffice. Ho distinto, vedi, due panetti, uno un po' più grande e uno più piccolo, perché il più grande servirà per accogliere insomma la base, per accogliere la faccia. Beh, anche perché per accogliere tutto bella questo sostegno, bisogna metterla, insomma, non è una cosa... Eccoci non, qua. Non può essere troppo sottile. Assolutamente. Perché andiamo Persegani, guarda, vedo Persegani basito, no? No. Quando c'è dello strutto va sempre bene. Ah, tu basta che ci sia lo strutto. No, ma esatto, si sa queste, che Persegani abbiamo abituato, questi lo sai. Senti, ma anche voi fate delle torte lì nella vostra zona, fritte, tipo queste? Tipo noi friggiamo fritte. Fritte, ah, questa invece no, non è fritta. Questa no, non è fritta. Cioè non hai avuto il coraggio di farla fritta. Ecco. Metterla nella friggitrice tutta intera. Vabbè, lui fa lo gnocco fritto e poi ci mette su due quintali di prosciutto. Esatto, il concetto non cambia, esatto, dentro, fuori, sopra, brava, sotto. Spettacolo quello è. Anche quello. Hai capito. Di cui lo sai, a te l'ha data la ricetta, no, dello gnocco fritto? Ma no, ci ho provato in tutte le maniere, Antonella. Non c'è possibilità. Non c'è verso, non c'è verso. Allora, qui l'ha andiamo... L'ha solo tramandata alla sua nipote, perché da generazione in generazione la nipote la sa. Ma anche lì diffido, non so se sia stato poi così. No, secondo me sì. Sì, è l'unica persona a cui l'ha dato perché è di famiglia e lei lo darà a sua volta a una... e basta. Perché quello lì è il suo segreto. Dai, io spero che insomma abbia dato la ricetta giusta. Ho i miei dubbi, No, lo ha fatto di sicuro, conoscendolo lo ha fatto. Allora, Antonella. Allora, intanto che siamo qui, è un attimo, dobbiamo poi continuare con la torta. Sai che cosa c'è? Il Gold Minute, un minuto e torniamo. Siamo alla pizza piena, Mi stavi dicendo, prima di proseguire, che questa è una pizza che viene fatta il venerdì santo per esatto, essere mangiata. Questa viene preparata il venerdì santo, che peraltro non si mangia carne, e viene poi preparata, fatta assestare, come diciamo le nostre parti, per poi essere degustata o al sabato, addirittura come antipasto la domenica di Pasqua. Hai capito? L'antipasto della domenica di Pasqua. Sì, Daniele. Allora, ripetiamo un attimo, abbiamo fatto questo impasto con farina e strutto. Farina, acqua, dello strutto. Strutto e del sale alla fine. E non abbiamo messo uova. E poi adesso via via mettiamo tutto. Riposo per due ore, quindi ovviamente c'è del
lievito viene fatta lievitare, coperta con pellicola, dopodiché la stendiamo, ma prima dobbiamo dividere un pezzo più grande e uno più piccolo. Perché andrà coperta questa Brava. Pizza. Quindi quello più grande servirà per creare la base della nostra tortiera, da 24 centimetri, e quindi cominciamo poi a rivestire in questo modo, fino a foderarla completamente. Vedi, tu l'hai lasciata un po' spessa perché il contenuto è bello, impegnativo. Poi la tortiera sarà un po' unta distrutto. Ovvio. Immagino, certo, la unta certo. distrutto Ovviamente. Sotto. Non si può mica usare lo staccante per ecco, fare... Ecco, bravo Lorenzo. Se c'hai lo strutto, userai lo strutto. E via ecco. via che adesso mettiamo il ripieno, così ricordiamo cosa ci abbiamo messo dentro. Io se non mi ricordo, le due ricotte di allora, base. Abbiamo messo le ricotte, esatto, ricotta vaccina, tanti salumi, quindi caciocavallo, salumi, se ci avete il salame, della pancetta, del capocollo, del prosciutto crudo, del sale, del pepe, del formaggio grattugiato e del pecorino, ovviamente abbondanti. Mi raccomando, vedete, la faccia e le è uova, bella. Le uova, quelle che non avete messo nell'impasto dovete metterle Brava. Qua. Esatto. Okay. Quindi create, vedete, la base, il nostro, come dire, involucro di pasta, siamo qui più o meno intorno ai 7-8 mm e andiamo a rovesciare tutto all'interno, vedete, in maniera molto vedete molto come semplice. Si è solidificata, perché all'inizio siamo partiti da una base abbastanza liquida con la ricotta e le uova, poi via via che ci abbiamo aggiunto cosa diventa quasi solida ecco, questa torta. Guarda qui Antonella, dobbiamo pigiare un po'. Peraltro questa è una torta che faccio a casa sempre nelle feste e insieme alla mamma, che peraltro oggi compie il suo onomastico, mamma Ida. Ah, è vero Ida. Che voi festeggiate l'onomastico, noi perché teniamo al sud più all'onomastico, perché oggi è Santa... Santa Ida. Oggi Santa Ida, vedi, auguri alla tua mamma. Grazie Antonella. Allora, qui andiamo Poi a tu avrai una mamma giovanissima, quanti anni ha sì, mamma? Giovanissima, soprattutto d'animo. Mia mamma ha circa 66 anni, ma si mantiene... Insomma. Ah, perfetta, quindi, ecco. Lui ride perché dico circa, non mi ricordavo, Daniele. Non mi mettere in difficoltà ma ragione, con madre. Perché a un certo punto, ecco, lo dico anche a mia figlia, tu devi smetterla di dire l'età di tua madre. Stai zitta. Ma perché? Poi mi dice sempre, ah, tu sei la più vecchia di tutti, perché l'ho avuta tardi, chiaramente, quindi è vero che io rispetto alle altre mamme sono più grande, ma non c'è bisogno ogni volta di sottolineare brava, quanti anni ho. Ma poi l'età è come la lievitazione della pizza, lo dice sempre Fulvio, cioè non ti dice lievitare 2 ore, dice lievita fino al raddoppio, circa 2 ore. Circa. Tu devi dire, io le dico sempre, amore, quando te lo chiedono, tu devi dire, guarda, sì, so che ha superato i 50 anni, li ha festeggiati perché me lo ricordo e poi non mi ricordo più, basta. Antonella, qui spennelliamo il bordo, okay. Rimuoviamo la pasta in eccesso con un coltello, in maniera molto semplice, e poi andiamo a creare una sorta di cordoncino avvolgendo la pasta su se stessa. Ok, quindi con questo in eccesso ovviamente ci fate delle pizzettine, insomma dei rustici, se vi avanzate, se vi fa, mi mettete un po' di farcia da parte, potete ristenderla e fare anche dei paninetti, ok, la rimpastate e la ristendete. A questo punto facciamo questo lavoro qui, vedi, creiamo il cordoncino avvolgendo la pasta su se stessa, in modo da renderla anche più presentabile, certo. più bella, più carina. Ah, che bella, qui mi sento a Napoli, con questa musichetta qui mi sento a casa. Torni okay. a casa adesso sì, certo, per Pasqua? Sì, torno a casa e stasera mettiamo già in opera tutto quanto. Già, ti abbiamo... mettono sotto, perché tu sei l'unico cuoco, quindi sì. ti tocca. Anche certo. voi a casa? No, la Marsetti va via. Cosa fai, Marsetti? Cosa? Cucini a casa per Pasqua, Pasquetta? Sì, per Pasqua. Dani? Io, ovvio. Per forza. Ristorante. Poveri cuochi, vi Poveri tocca cuoci. Sempre. Sì, sì, ma tanto noi lo facciamo con piacere, quasi naturale, Antonella, quasi per noi. Naturale, vero. Metterci lì ai fornelli e collaborare, insomma, soprattutto questo nelle feste. Questo cos'è? Uovo? Questo uovo? È uovo battuto, con leggermente un pizzichino di sale, andiamo a batterlo. Qui faccio vedete? Giusto qualche foro, che si sgonfia, perché il vapore sennò poi boom. Deve fuoriuscire. E ovviamente la torta va in forno a 170 gradi, 175 per circa un'ora. Ecco, per circa un'ora. Okay, adesso vediamo. Asciugare, a quel punto potete estrarre la cerniera e lasciarla anche priva della cerniera per dorarla. Ed ecco qui Guarda il risultato. Guarda che bella, adesso voglio che tu la tagli, ce la fai vedere dentro, perché siamo, come dire, molto affascinati dal contenuto, Quindi. Pensa che in Marocco adesso ci metterebbero dello zucchero a velo sopra. Dello zucchero a velo sopra salato? No, dai. Sì, perché fanno... Guarda che meraviglia, tutto quello che ci mettete poi ci ritrovate chiaramente. Pizza chieta. Pizza chiena. Piena. Pizza chiena, pizza piena. Grazie di Antonio Paolino, grazie.